Enrica Bonaccorti querela Elena Morali. La decisione del giudice è costata cara a Elena Morali. La lite verbale avuta con Enrica Bonaccorti nel corso di una puntata di Live Non è la D'Urso. Stiamo parlando del giugno del 2020 e in quell'occasione la giovane bergamasca si azzuffò in diretta TV con Enrica Bonaccorti e Simona Izzo, anche loro ospiti di Barbara D'Urso. Ebbene, il diverbio tra le tre sembrava essere finito una volta terminata la diretta, ma a quanto pare, tra Elena Morali ed Enrica Bonaccorti, lo scontro si è protratto anche dopo. Nel dettaglio, è stata la Morali a fare una mossa sbagliata, visto che appunto, è stata condannata a pagare un risarcimento alla Bonaccorti. Ma cosa è successo? Ebbene, secondo la ricostruzione, Elena, nel corso di quella diretta, prima ebbe un vivace confronto con Simona Izzo. Una sorta di confronto generazionale, dove le due donne se ne dissero di tutti i colori, screditandosi a vicenda. Nella bagarre, ad un certo punto, è intervenuta Enrica Bonaccorti. Ed anche con colei, la nostra Elena Morali si è azzuffata verbalmente, arrivando a darle persino della gallina. Insomma, non proprio un momento di alta televisione. Una zuffa verbale che pareva essere finita lì. Finita la puntata, tutti a casa, e lite dimenticata quindi? Eh no! Visto che subito dopo quella puntata di Live Non è la D'Urso, la Morali, non contenta, aveva postato delle Instagram stories di fuoco, proprio contro Enrica Bonaccorti. Nello specifico, aveva pubblicato un'immagine che ritraeva la Bonaccorti, come se fosse stata protagonista di una copertina di Playboy. Peccato che la conduttrice ligure non sia mai stata sulla prima pagina della rivista. Insomma, quella donna non era lei. La Morali, stando a quanto ricostruito dal giudice, aveva recuperato delle foto della Bonaccorti da Google, per poi postarle su Instagram, accompagnandole con la didascalia. Queste signore si permettono di giudicarmi per gossip, e poi la loro celebre carriera. Guardate come è ben iniziata. Peccato che l'influencer bergamasca abbia preso una cantonata e abbia fatto passare la Bonaccorti come la protagonista di una copertina di Playboy. Cosa che non è mai avvenuta, ed è per questo che la conduttrice ligure si è rivolta al tribunale civile per ottenere un risarcimento. Il giudice le ha dato ragione e ha stabilito che la Morali è responsabile di aver attribuito alla Bonaccorti un'immagine potenzialmente disturbante, volgare, e che in realtà raffigura un'altra persona. Una sentenza che, come accennato in precedenza, condanna l'influencer bergamasca a risarcire la nostra Enrica, con ben 6.000 euro. Proprio l'avvocato della Bonaccorti ha commentato questa sentenza e l'intera vicenda. Nel dettaglio, il legale ha voluto precisare come, in tutta questa storia, ci siano due cose gravi. Una è il fatto che è quasi impossibile cancellare il materiale diffamatorio pubblicato in internet. Secondo, il fatto che la sentenza non sempre restituisce il giusto ristoro a chi è stato danneggiato. 6.000 euro, a detta del legale, sono pochi, visto che pagando una somma irrisoria, una persona può permettersi di dare ad un'altra persona degli appellativi diffamatori. Concordate con questo pensiero? La Morali se l'è cavata con troppo poco? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.